Ben ritrovati cattoliche dintorni. Si è parlato di corruzione e di reati nel convegno promosso dalla Procura della Repubblica in collaborazione con l'Università Cattolica che ha portato in via Trieste numerosi esponenti del mondo giudiziario e politico. Vediamo insieme il servizio. La corruzione, reato e strumento di reati. Un tema difficile ma attuale, quello proposto dal seminario organizzato dall'Università Cattolica in collaborazione con la Procura Generale della Repubblica di Brescia. La corruzione è un fenomeno. Non è un delitto, è un fenomeno delittuoso perché ha tutta una sua variegazione e tutta una sua capacità di, non a caso il convegno è intitolato La corruzione, reato e strumento di reati. Quindi si tratta di uno dei più gravi fenomeni criminali con i quali abbiamo a che fare. Brescia, la collaborazione con l'autorità giudiziaria dell'Accademia di Brescia risale nel tempo, ma direi che negli ultimissimi anni ho avuto modo di apprezzarla moltissimo e credo che nessuna sede sia più appropriata della sede accademica per parlare di un fenomeno di questo genere, cognita causa, perché viene affrontato sotto il profilo teorico, giuridico, tecnico e sotto il profilo pratico delle investigazioni e di quanto sia necessario per combattere e debellare il fenomeno. A guidare i presenti, attraverso un approfondimento storico-economico, una tavola rotonda di esperti e studiosi del settore. Il settore della corruzione privata rimane in Italia molto distante anche da quelli che sarebbero gli obblighi internazionali che il nostro Paese ha assunto, perché si tratta di una normativa descritta all'interno del Codice Civile, riservata solo al settore societario, insomma non in grado ancora di assicurare quella protezione sostanzialmente della concorrenza e del mercato che le norme anticorruzione in materia privata hanno in altri ordinamenti paragonabili al nostro. Al momento diciamo molto si svolge sul terreno della implementazione della responsabilità da reato degli enti, quindi un coinvolgimento, questo assolutamente da salutare positivamente, delle persone giuridiche, perché i reati di corruzione in ambito economico privato si svolgono evidentemente sempre in contesti di attività delle imprese, delle società e dunque in settori nei quali il patto corruttivo finisce con l'alterare il regime della concorrenza fair, pulita tra gli operatori. Dalla corruzione tra i privati al fenomeno studiato a livello internazionale. La lotta alla corruzione deve essere affiancata dalla legge italiana e da interventi specifici per ciascuna situazione. L'incontro ha raccolto numerosi studenti, oltre alle massime autorità bresciane, per riflettere e intraprendere insieme la giusta strada per lottare contro questo strumento di reato. Un gruppo di studenti della Cattolica, coordinati da Luciano Bertoli, hanno messo in scena alcuni brani di Paolo VI. Gli studenti del corso STARS hanno portato in scena gli scritti di Paolo VI, con la direzione dell'attore e regista Luciano Bertoli. La meraviglia non ha confini è il titolo che riscopre, analizza e divulga il pensiero e l'attività del pontefice originario di Brescia. Il progetto nasce da 3 anni a questa parte attorno alla figura di Paolo VI. Abbiamo prima raccontato Paolo VI e le sue conoscenze, i suoi affetti, quindi partendo da Aldo Moro e via discorrendo. Il secondo anno abbiamo raccontato della lettera agli artisti. Questo terzo anno invece vuole essere un augurio a chi frequenta l'Università Cattolica e anche chi non la frequenta, un augurio per un buon Natale con le parole di Paolo VI, partendo da 3 sue prediche, la prima di Paolo VI da sacerdote, quindi da Montini, la seconda da arcivescovo di Milano e la terza ormai da Papa. I ragazzi dello STARS si sono cimentati nella sfida di una rappresentazione che si snoda su un tema molto lontano temporalmente dalla loro esperienza di vita. È stata una bellissima esperienza, molto produttiva e una cosa insomma un po' nell'ambito anche della recitazione, anche per noi che frequentiamo il primo anno dello STARS, è molto importante, soprattutto per chi poi vorrà fare questo lavoro. Quindi è stata veramente un'esperienza molto bella, Bertoli è un buon maestro e ha sempre lavorato con noi in maniera molto buona e una bellissima esperienza per riassumerla. È stato molto interessante perché comunque anche a 20 anni è stata la prima occasione che ho avuto di parlare di Paolo VI e
di scoprire cose nuove riguardo al Papa, a questo Papa che è appunto di questa città. Beh, sì, è stata utilissima anche perché almeno mi sono fatto un'idea di quello che potrò finalmente fare una volta finito il corso dello STARS. Mi sono chiarito molte idee e anzi mi sono anche riconfermato sul fatto che ho fatto la scelta giusta nel scegliere questo corso. Un lavoro per migliorare la voce, la gestualità e la propria sicurezza davanti al pubblico. Competenze sempre più fondamentali per i futuri professionisti del settore della comunicazione. Come si fa a scoprire e far emergere il talento sportivo nei giovani? Psicologi e tecnici delle squadre bresciane ne hanno parlato in Cattolica durante un seminario. Vediamo insieme il servizio. Individuare il talento nei giovani sportivi e accompagnarli nel loro percorso di crescita con un supporto psicologico. Questo è il tema dell'incontro Lo sguardo psicosociale in dialogo con professionisti dello sport, organizzato dalla Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica, in collaborazione con l'Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli. Oggi parliamo di una tematica credo molto sfidante, del talento nell'ambito sportivo, quindi in particolare del talento giovanile. Credo sia sfidante per differenti motivi, nel senso che innanzitutto è un tema che ultimamente sta andando un po' di moda, ma spesso viene letto con, come dire, delle letture un pochino semplificate, come se il talento fosse solamente innato e non ci fosse invece un grande contributo che tutto il mondo, ovviamente familiare, relazionale dell'allenatore e del club, potesse invece contribuire molto allo sviluppo del talento. È sfidante credo perché si parla di capitale umano e in ogni caso capitale umano anche nelle varie fasi di transizione va gestito, va tutelato anche alla fine della carriera. Significa anche quindi fare interventi con le reti relazionali con cui poi loro hanno a che fare, quindi in primis con gli allenatori, quindi formazioni rispetto a competenze relazionali che gli allenatori dovrebbero, e in questo momento devo dire c'è molta sensibilità a proposito, sviluppare. L'Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli ASAG propone ormai la sua 10ª edizione questo Master in Sport e Intervento Psicosociale, che ha proprio tra le sue finalità quello di formare professionisti in grado di lavorare a stretto contatto con realtà sportive di alto livello, soprattutto nel mondo del settore giovanile. Per questo il focus sul tema del talento sportivo è un tema che ci sta molto a cuore. Alla tavola rotonda sono intervenuti anche i responsabili dei settori giovanili dei principali sport bresciani. Quanto conta invece anche il fattore psicologico per il raggiungimento di una buona performance sportiva? È fondamentale perché vuol dire essere tranquilli con se stessi, vuol dire essere in grado di trovare la concentrazione anche nei momenti difficili, vuol dire sacrificarsi per raggiungere un obiettivo che non può essere solo, come dicevo prima, un obiettivo sportivo, deve essere anche un obiettivo di personalità, cioè lo sport è o non è uno strumento educativo? Questa è la domanda. Conoscere le dinamiche dell'interazione e dell'interdipendenza è fondamentale e non garantisce l'efficacia, ma sicuramente aiuta a non perdere tempo e a individuare subito quali sono i problemi. Credo che in una società complessa e in continuo divenire come quella attuale sia fondamentale avere delle persone competenti, degli specialisti in questo settore. L'aspetto psicologico e la condizione mentale dei ragazzi è determinante. Questo è il ruolo degli istruttori di mantenere un giusto equilibrio tra le attese che si hanno nei confronti dei talenti, ma anche la troppa pressione che possono qualche volta poi ricevere e può essere per loro un peso eccessivo, soprattutto in età giovanile. Un'occasione che ha riunito psicologi, tecnici sportivi per riflettere sull'importanza del supporto psicologico di cui i giovani atleti hanno bisogno per la loro crescita professionale. E ora spazio ai saluti del prorettore, professor Mario Taccolini. A tutti i nostri studenti, a tutte le nostre studentesse della sede bresciana dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e alle loro famiglie, con intensità d'animo, gli auguri più cordiali, più affettuosi, più sentiti, per un Natale ricco di significato, ricco di valori, per un Natale capace di ricondurci alle nostre radici, alle nostre origini, per intraprendere un nuovo anno, il 2017,
con passione, con fiducia e con speranza, nonostante i tempi difficili. Dunque il valore, il significato di questo Natale è soprattutto da rintracciare, da rinvenire nel valore, nel significato più profondo del mistero di un Dio che si è fatto uomo, capace di rigenerare ad una vita nuova. Gli auguri più cordiali, più affettuosi alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie di vero cuore. Anche per quest'anno noi ci fermiamo qui, io vi saluto, auguro a tutti voi un buon Natale e vi aspetto col nuovo anno.